sto già usando da circa 4-5 giorni. Non so se effettivamente è un effetto placebo o se le sta già indurendo, però per adesso reggono, poi non so. So.
So che c'è quella prelibatezza, però non ci sono mai andata perché so che se mi viene voglia di comprarla dopo compro magari due o tre scatole, poi magari me le mangio tutte in un giorno, quindi lo sto evitando. Salsa agrodolce, una cosa del genere.
acquistare cose. Sono una, non so se ce l'hanno ancora perché non l'ho comprata da 1000 anni. Avevano una tisana buonissima al mirtillo che non aveva neanche bisogno di aggiungere zucchero, anche se io non aggiungo zucchero mai, ma quella tisana era veramente buonissima. La mia preferita è quella di Andrea anche. E poi sono andata a acquistavo gialde a forma di coppette per metterci all'interno del gelato, e quindi praticamente avevi la coppetta gelato, no? Che potevi mangiare, e perché non l'avevo trovata, no? Cioè io sapevo che lì c'era, era economica ed era buona, e quindi andavo lì a prenderla in estate, però ce ne avevano solo in estate, però ho visto che adesso hanno fatto i lavori, hanno cambiato tutto. Io dell'MD è totalmente sfasato da ciò che è adesso, che so com'è fatto dentro, ma io adesso pensando a quando sono andata era tutto diverso, la disposizione, cose. Vabbè, quindi non so ancora se già avranno quest'estate le gialde, perché non sono più andata ad acquistarle. Io vado a periodi. Ah, e anche avevo acquistato all'MD anche quella cosa lì che poi non l'ho più presa perché fa parte della dopamina, no? Di quelle cose che non riesco a controllarmi e le mangio tutte e non fanno bene, ovviamente sono tutte cibo, è tutto cibo che non fa bene, e che è quella crema spalmabile tipo l'interno del Kinder Bueno, e non ti so dire come si chiama. Assolutamente.
Tra cui
ho visto che c'è una netta differenza di quando faccio attenzione a queste cose, quando non le faccio si spendono soldi così, specialmente se vado io a fare la spesa, se va invece qualcun altro, tipo mio papà spende soldi, spende 80 euro di biscotti, non so come sia possibile. Vado io, faccio la spesa per un mese e spendo 60 euro, com'è possibile?
risparmiare perché non farlo, giusto? Ormai ti sarei già addormentata, quindi.